Buonasera e benvenuti a un caffè con. Nei giorni scorsi abbiamo avuto i nostri ospiti, candidati sindaci del centrosinistra, Rosanna Saracino, e di Mesagna in Comune, Antonio Calabrese. Questa sera è venuto a trovarci Tony Matarrelli, candidato sindaco della coalizione In Sintonia. Grazie Tony della tua presenza. Grazie a voi, buonasera. Un saluto a tutti presenti, a quanti ci seguono dall'Italia e dall'estero. Sono arrivate molte email da tutta Italia e da tutto il mondo, i tanti mesagnesi sparsi nel mondo, e noi li vogliamo salutare. Ricordiamo anche a quanti ci ascoltano da fuori di questi studi che possono anche mandare delle email a Facebook Mesagnesera. Naturalmente noi li valuteremo e vedremo di porle al nostro ospite. Questa è la 248esima edizione di Un Caffè Con, iniziato nel 2010. Quindi puntate. No? Wow. O trasmissioni, diciamo. Wow, un bel po'. Stamattina, quando mi sono alzato, come al solito, molto presto, Tony, ho dato un primo sguardo ai giornali online per sapere cosa era successo durante la notte o ieri, naturalmente per preparare la scaletta per questa sera. Ho letto un'analisi fatta dall'ex parlamentare del Partito Comunista Italiano, Michele Graduata, che tra l'altro ha detto che tu vorresti fare di Mesagna un feudo personale. E inoltre, nel valutare la presentazione, il discorso che hai fatto domenica scorsa alla presentazione della tua candidatura, ha detto che sei caduto nel ridicolo. Bella apertura, no Tony? Per carità, francamente non avevo letto con attenzione. No, io l'ho letto con attenzione proprio perché dovevo porti queste domande. Sì. O ti dico altri commenti che ho letto. Vabbè. Diciamo che non conosco personalmente il signore qui, Michele Graduata. Non lo conosco di persona, o meglio, lo conosco di vista, non credo di avergli mai parlato, per cui non sarei nelle condizioni di esprimere giudizi sulla sua persona. Credo che più che giudizi politici fossero, insomma, degli attacchi, cosa che sta avvenendo quotidianamente nei miei riguardi, ma che francamente non mi appassiona molto. Ripeto, pare che lui abbia detto che io sia un populista perché ho rinunciato al vitalizio. Quello della regione, giusto? Sì, io ho rinunciato al vitalizio perché ritenevo che fosse un'ingiustizia, una mia scelta individuale. Certo, è singolare che una persona che vive di vitalizio da 30 anni possa accusarmi di aver rinunciato al vitalizio, così come io non lo critico per aver fatto una scelta individuale diversa dalla tua, che è sua perché era legata alle norme, e credo che lui viva da 30 anni di vitalizio, che è un fatto legittimo di norma. Non gliel'ho mai contestato, non mi sarei mai permesso di contestarlo. Beh, almeno insomma, credo che io meriti lo stesso rispetto, visto che ho fatto una scelta diversa. Io ho rinunciato al vitalizio, sarà una colpa per lui, ma io credo che sia una scelta individuale che come tale vada rispettata. Per il resto credo che non parlasse di questioni legate alla città di Mesagne. Dice che vorresti fare un feudo personale. Ho capito che lui sostiene Rosanna Saracino. Questo è chiaro, è legittimo, e quindi è una sua posizione, però pare che in questo intervento parli più di me che di Rosanna Saracino, quindi che si concentrasse sul proprio candidato, insomma, francamente sono polemiche che non appassionano. Non ti appassiono. Io ho già detto in maniera ridondante che questo terreno è un terreno che non mi riguarda. Qualora l'ex parlamentare volesse confrontarsi con me sull'idea di città, ben venga, nonostante questi attacchi, io non ho nessun problema nei suoi riguardi e sono pronto a confrontarmi con chiunque, però oggi il tema è la città. Com'è possibile che negli ultimi 6 giorni, dopo che io domenica ho provato a dire esattamente questo, confrontiamoci sui temi, si parla di tutto tranne che della città? Ma c'è da dire anche, adesso ti addolcisco un po',
che Michele Emiliano, il presidente della regione, anche lui è attaccato addirittura dall'avvocato Marra di Lecce, dal senatore Dario Stefano, no? Perché appoggia la tua candidatura a sindaco, ha detto: no, io lo appoggio perché Tony è amico mio, una brava persona. E comunque dice: farebbero bene anche loro ad appoggiarlo, in maniera tale che non perdano sempre. È possibile che il PD voglia perdere sempre? Beh, insomma, Appoggi anche Tony. capisco la battuta di Michele Emiliano, che è il mio amico di vecchia data. Evidentemente questo sostegno non è stato concordato, non è che ci siamo sentiti prima. Lui ha ritenuto, probabilmente alla luce dei filmati che ha visto domenica, di fare questo endorsement perché mi stima, evidentemente. Per il resto mi pare che l'affermazione sia anche abbastanza logica, perché se il PD vuole costruire a Mesagna il centro-sinistra, rinunciando a quelli che qualche sostanza ce l'hanno, insomma, rinunciando al confronto con quelli che qualche sostanza ce l'hanno, beh, è evidente che diventa una cosa molto diversa dal centro-sinistra, diventa sinistra-sinistra-sinistra. Ed è una scelta anche questa legittima, ma noi abbiamo cercato il confronto con tutte le forze politiche organizzate della città, pensando che fosse utile o necessario addirittura fare uno sforzo di sintesi tra tutte le sensibilità possibili, perché Mesagna vive una fase di emergenza, per cui più intelligenze, più culture che non temono di contaminarsi, si mettono a servire insieme la città, potrebbero produrre qualche risultato. Questi hanno rinunciato a prescindere ogni tipo di confronto. Beh, insomma, ne abbiamo preso atto, e quindi non è che Ognuno per la sua ma ci strada. mancherebbe. Poi, se Michele Emiliano ritengo che io sia il candidato migliore per la città, è anche una sua valutazione, che non gli ha estorto nessuno. Poi, insomma, non credo che sia manco più iscritto al PD, quindi non capisco perché una personalità No, quale ma quella il di bello è Michele che Emiliano possa sostenere solo i candidati del PD. Mi pare, insomma, anche questo un atteggiamento abbastanza incomprensibile, ma anche questo esula dal tema Mesagne, la città di Mesagne. Noi stiamo divagando, è assolutamente inutile in una fase così delicata in cui si parla della città, parlare di dinamiche che non hanno nulla a che fare con il futuro di questa nostra Ma io Mesagne, insisto, insomma. perché questo è il pepo del dibattito, no, politico. Ha detto, tra l'altro, riferendosi proprio al PD, non si può perdere sempre. Evidentemente dà già per sconfitta la candidata del PD. Anche questa è una sua valutazione che non, diciamo, non condizionata da un mio giudizio, evidentemente. Io ritengo che la competizione elettorale determinerà poi, insomma, l'esito. Lui avrà fatto questa valutazione, credo che si renda conto del fatto che un centro-sinistra così risicato abbia difficoltà poi Certo. a poter prevalere, fermo restando che nulla è scontato, e quindi, ripeto, è un suo giudizio, ma già il mio giudizio potrebbe essere diverso, ma questo io l'ho ricevuto, cioè questa è una cosa non concordata. Il Presidente della Regione ha detto: guardate, a Mesagne io ritengo che Mattarelli sia il candidato sindaco migliore, più adatto, insomma, non, è una sua scelta, non ne abbiamo parlato né prima né dopo, perché io, insomma, ripeto, siamo legati da un rapporto molto datato, ma Senti, non ma siamo, le... tra l'altro non siamo mai stati nello stesso partito, attenzione, perché quelli che lo attaccano ferocemente sono quelli che gli sono stati insieme nel partito Lui è per tanti segretario anni, regionale, è no? stato È del segretario PD. regionale, quindi vuol dire anche questa è una cosa abbastanza anomala, e ripeto, si potrebbero perdere anche molte altre ore su questo argomento, ma non capisco quale utilità possa avere la città di discutere di Graduata, Emiliano o altre personalità che parlano di tutto tranne che della città. Ripeto, Emiliano non doveva parlare della città, lui parla di figure che possano probabilmente meglio rappresentarla dal suo punto di vista, l'ha fatto, Ma queste sono le ripeto, polemiche di stamattina, perché io. nei giorni Sì, scorsi ne abbiamo ho avuto le visto, polemiche altre, no? Le donne sì. sono le migliori del mondo, degli uomini, dicesti tu. Eh beh, questo l'ho sempre Oppure pensato. quel video dell'ex sindaco, l'hai visto? Che ne pensi? O la polemica su Carlo Molfetta, per esempio. Allora, in ordine, fermo restando che poi voglio cominciare a Parlare delle parlare cose della di città. Le Mesagne, donne sì. Le sono migliori degli donne uomini. sono oggettivamente migliori degli uomini, è un dato di fatto, è osservando la natura che ce l'hanno, ecco, perché uno dice tu hai voluto
enfatizzare questo aspetto per accattivarti le simpatie. No, 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 no. Io osservo mia madre, osservo mia moglie, osservo le donne in generale e mi accorgo che hanno una forza e una capacità di affrontare le difficoltà della vita molto molto superiore a quelle degli uomini. Quindi è un fatto di cui sono convinto da tempo. Hanno qualcuno diceva, spesso hanno una sensibilità se molto più marcata. Se fosse stato l'uomo a partorire, l'aborto sarebbe stato in però questa è una mia fatto nel Medioevo. Se si va a spulciare sui social, la ritroso sulla mia pagina, chi oggi pensa che io abbia voluto fare un'affermazione estemporanea legata a una fase, si accorgerà che invece io teorizzo da tempo questa superiorità femminile. Però, ripeto, anche questo è fuorviante, ossia ci hanno fatto parlare di questo perché altri hanno voluto parlare di questo e quindi noi abbiamo dovuto replicare. Cioè, ti prego di replicare cosa pensi della donna, abbiamo detto questo. Carlo Molfetta credo che sia una delle figure più prestigiose di questa città. È un atleta che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi nel 2012, dopo che per 36 anni nessun pugliese riuscisse ad avere un'affermazione di questa natura. Oggi è consigliere nazionale del CONI e team manager del nazionale del Taekwondo, che ad un certo punto usare questo termine forte evidente, no? Esatto, cioè se Carlo Molfetta fosse stato chiamato da un'altra coalizione per presenziare e per eventualmente accettare un'ipotesi di incarico di quello a cui ho pensato io non sarei mai riuscito a trovare parole di disprezzo per una persona che potrà fare tutte le scelte che vuole, ma rimarrà per quanto mi riguarda una personalità straordinaria dal punto di vista sportivo e dal punto di vista umano. Ed è tristissimo vedere che per vicende anche minime si possa scendere così in basso e non riconoscere uno dei migliori figli di questa terra. E quindi anche questo mi ha rammaricato molto, francamente. Lì Carlo è venuto a dire: guardate, Mattarelli mi ha chiesto un aiuto nel caso in cui dovesse essere eletto sindaco. Prima, e io sì, gli ho chiesto prima, come hai detto tu, io gli avevo chiesto di fare il nostro candidato sindaco e ho anche motivato questa cosa perché qualcuno ha voluto minimizzare. Ah, dice, hai voluto la personalità, il nome, tentavi di fare marketing. Non è fatto così, perché Carlo Molfetta, per chi non dovesse saperlo, è nel Consiglio Nazionale del CONI, quindi sta nelle politiche, ecco, nelle politiche sportive, cioè, è un uomo politico, sia chiaro, era una persona di prestigio, perché io non avevo in animo o nelle mie corde di candidarmi a sindaco, non perché non ami le mie città, ma perché stavo facendo altre cose, perché pensavo che si potesse stare anche un po' dietro le quinte per tentare di fare bene lo stesso. Poi una volta che Carlo non ha accettato, i miei amici, quelli di questa coalizione che è abbastanza corposa, mi hanno detto tocca a te, e io ovviamente non potevo tirarmi indietro, e oggi che sono il candidato sindaco farò il mio lavoro con il massimo delle energie. In campagna elettorale, se dovessi essere eletto, dal primo minuto all'ultimo minuto del mio mandato. Senti, ma non mi hai risposto a una delle tre domande. Quale? Il video pubblicato sui social, il video del sindaco, l'ex sindaco Molfetta. Allora, quel video mi ha un po' inquietato, però non voglio entrare troppo nel merito, perché sicuramente era una pista teatrale, cioè non era vero quello stato d'animo, perché chi non conosce la persona può anche fraintendere, lì scherzava evidentemente. Anche questa è una modalità per interpretare la campagna elettorale, lui sceglie di farla in questo modo, io scelgo di farla diversamente, cioè lui parla di amore, eccetera, cioè fa un po' di ironia rivolta alla mia persona, domenica. E io non voglio fare altrettanto, anzi credo che anche in questo caso sia più utile parlare di temi. E parliamo della città, della città ancora, dimenticavo una cosa, dimenticavo perché è un po' sulla bocca di tutti. Ci sono degli arrabbiati con te, no? È evidente, altrimenti faresti l'emplen. Questi arrabbiati, questa loro arrabbiatura è collegata alla cosiddetta congiura. Ma ci fu o no sta benedetta congiura? Allora, io ho provato a spiegarlo
tante volte, ripeto, penso che sarà l'ultima volta in cui parlerò di questo argomento. Pompeo Molfetta non voleva più incontrare la sua maggioranza, ce lo scrisse, ce lo fece arrivare per iscritto, dice non ci incontriamo più. Qualcuno disse dimetti, e lui disse no, dovete cacciarmi perché devo dimostrare che mi avete cacciato. Tra l'altro, perdonate, i fatti hanno dimostrato che il teorema di cui parlava lui non si è realizzato, quello mio si è realizzato. Lui aveva già un accordo con il PD, aveva già fatto una sorta di ribaltone, e quindi insomma, piuttosto che avere diciamo, un impeto di onestà intellettuale per dire non ci sono più le condizioni, io mi sono ormai accasato col PD e quindi ho questo tipo di percorso davanti a me, quindi mi dimetto, ha preferito fare insomma, questo gioco, una sorta di pantomima, che però insomma, è stata abbastanza evidente nel momento in cui si sono messi insieme, perché Pompeo Molfetta sostiene Rosanna Saracino insieme agli altri, insomma, quei piccoli gruppi insomma, che fanno parte della coalizione insomma, e quindi che hanno definito centrosinistra, perché la definizione l'hanno voluta dare loro, insomma, ognuno poi definisce le cose nel modo in cui ritiene. Sentimi, veniamo a mo. E quindi insomma era una sciocchezza questa cosa, la gente se ne accorta. Veniamo adesso pensiamo ai problemi della città. Tu stai parlando con tanta gente, stai incontrando e incontrerai sino al 26 maggio alle ore 22, no? Mi pare, o 23, alla chiusura incontrerai gente. Che aria si respira? Noi stiamo provando a fare un lavoro serio, insomma. Siamo ancora in una fase in cui stiamo costruendo le liste, stiamo coinvolgendo le persone e stiamo costruendo anche il programma. Non è finita quindi la corsa affannosa ad incontrare uomini e donne da mettere in lista? Quando le renderete pubbliche queste liste? L'affanno è finito perché sono quasi complete, cioè noi abbiamo queste 9 liste, insomma, manca qualche dettaglio, però sono grosso modo già ultimate. 9 liste. 144 candidati. Sì. Candidati. Noi abbiamo scelto un percorso originale, un po' diverso rispetto a quelli degli altri anni, delle altre esperienze amministrative. Abbiamo ritenuto che il programma dovesse essere scritto da un gruppo di persone molto più nutrito rispetto ai 2 o 3 che generalmente si mettono in ufficio e burocraticamente lo compilano. E quindi abbiamo cominciato a coinvolgere un po' di persone sulla base dell'individuazione di 6 aree tematiche che riguardano tutti i settori della società mesagnese, pensando insomma di avere gruppi di lavoro di 5-6 persone. In realtà ci siamo ritrovati con gli ultimi numeri, dicono 140 persone, 140 cittadini mesagnesi, ripeto, divisi in 6 aree, che stanno costruendo il programma, no, una bozza di programma, perché noi comunque, nonostante il livello di partecipazione sia così significativo, riteniamo che comunque non sia sufficiente, perché probabilmente sono persone che hanno una cultura, una sensibilità comune e quindi non può essere sufficiente ragionare solo tra persone che hanno una sensibilità comune, perché quando si amministra una città bisogna tener conto della complessità dei cittadini, insomma della complessità del pensiero dei cittadini, quindi bisogna sforzarsi ulteriormente. Noi entro sabato avremo pronte le bozze di queste 6 macro aree e incontreremo tutti gli attori sociali della città, sindacati, associazioni, centri culturali, incontreremo tutti, porteremo questa bozza come base di discussione, la faremo emendare, arricchire e poi faremo un'assemblea plenaria per approvare un programma che a quel punto sarà della città, perché ci sono state 140 persone che hanno lavorato, abbiamo incontrato anche tutte le associazioni di questa città, tutti i soggetti attivi di Mesagne, insomma, quindi sarà un programma molto ricco e non sarà figlio di una segreteria di partito, ma sarà frutto di un lavoro di tante persone, tante intelligenze che hanno voluto esprimere un proprio punto di vista. Senti, noi abbiamo messo la locandina del... E parleremo poi del programma, perché qualcuno mi ha detto ma tu alla tua presentazione non hai parlato del programma. È evidente che non ho parlato del programma, stiamo lavorando sul programma. No, stiamo ancora lavorando, io non ho ancora il programma pronto. Il programma è frutto dell'ascolto
io ieri ero insieme insomma, in un'area, poi sono andato nell'altra, insomma, ad ascoltare, a partecipare. Ovviamente io sono un attore attivo, insomma, che non dà indicazioni, ma che ascolta, che è presente, che ha qualche idea da esprimere, evidentemente. Però ritengo che un insieme di intelligenze che producano sforzi di questa natura sicuramente potranno dare delle indicazioni più puntuali, più precise per il futuro di Mesagna. Da quando abbiamo messo la locandina sull'home page del giornale e poi incontrando, vivendo tra la gente, ci sono alcuni amici, alcune persone, alcuni conoscenti, mi raccomando, non ti mettere d'accordo con Tony quando devi parlare, chiedigli del traffico nel centro storico, della Porta Grande che è diventato un cantiere, dei posteggi a pagamento che aumentano, della sanità pubblica, del pronto soccorso del Perrino. Questo vuole la gente, do. Per carità, noi di questo stiamo parlando e di questo parleremo quando avremo pronto il programma e di questi temi stiamo trattando, sia chiaro. Io oggi non parlo di questi temi perché non c'è ancora il documento, ma è propedeutico, cioè ci saranno fasi successive in cui illustreremo la nostra idea di città e andremo a trattare esattamente tutti i temi di cui tu mi stai parlando oggi. Ci sono diversi punti di vista. E tu come la pensi, diciamo, su questo problema delle buche delle strade? Di recente proprio tu mi hai intervistato e mi hai chiesto qual è il primo intervento che faresti da sindaco. Io ho detto la prima cosa da fare in questo momento è ripristinare un minimo di decoro, parlavo esattamente di questo, cioè la prima cosa da fare è ridare un po' di decoro, visto che il sindaco sarà eletto il 27 maggio e quindi a quel punto saremo prossimi alla estate. C'era un piano strade. Questa è una priorità assoluta e l'ho già detto nell'intervista, fermo restando che è emerso anche in maniera unanime nel tavolo che sta parlando del programma, perché è talmente evidente che occorre ripristinare un po' di decoro sta fuga dei nostri giovani, e così il territorio si impoverisce sempre più, perché le più belle intelligenze, i più bravi, i problemi con la precedente amministrazione, non erano con l'intera giunta, anzi gli assessori erano assessori che lavoravano sodo, che abbiamo apprezzato molto, che hanno fatto un lavoro da cui noi ripartiremo. Però ad un certo punto basta recuperare un po' di interviste fatte al precedente sindaco in cui diceva io ho cacciato tutti quelli che vengono a chiedere lavoro dal comune e non si vede più un imprenditore in giro, non si vedono più gruppi di potere, non si vede più un imprenditore sul comune. Quindi, in buona sostanza, ho cacciato via i ricchi e i poveri, cioè questo è il senso. Un sindaco deve accogliere tutti invece, tutti, perché, l'ho già detto, quando un cittadino è in difficoltà spesso va a porre una questione di carattere personale ed è anche umano che sia così, perché il sindaco è il primo cittadino e quindi il cittadino può immaginare che il sindaco possa dargli una mano o una risposta particolare, non sempre un così, minimo di conforto anzi il sindaco in realtà non può dare una risposta particolare. Un sindaco ha il dovere di ascoltare la città, tutti i cittadini, dal disoccupato al giovane, al precario, al lavoratore, alla piccola e media impresa. Il sindaco deve essere alleato dei suoi cittadini e tra l'altro se dà ascolto ai cittadini probabilmente si fa un'idea di cosa avviene nella propria comunità e quindi può anche costruire risposte che siano collettive. Perché non devi ascoltare il cittadino? Perché, ripeto, su un giornalista fece questa considerazione, disse ormai il comune era una landa deserta, cioè non andava più nessuno, e sì, il 90% dei cittadini chiedono lavoro e quindi io li caccio, ma vabbè, per carità, la mia filosofia è esattamente l'opposta. Il sindaco deve essere accogliente, deve ascoltare, non deve farsi distrarre rispetto al lavoro, ed è per questo che feci quella considerazione, che è un impegno che assumo. Il sindaco dalle 7 alle 9, piuttosto che andare alle 9 al comune, il sindaco andrà alle 7 e dalle 7 alle 9 ogni giorno ascolteranno i cittadini, poi dalle 9 in poi ovviamente dovrà dedicarsi al lavoro per la città, quindi non può essere distratto. Non è possibile immaginare di governare o amministrare una città tenendo conto solo della propria sensibilità. Un sindaco può essere anche geniale, può essere anche l'uomo più evoluto di questa terra, ma ragionando da solo non riesce a
evidentemente a interpretare ciò che avviene nella città. È come quel filmato di cui mi hai parlato, no? Sì. Di Pompeo, va bene? Pompeo parla a una nicchia, cioè lui fa un gioco, lui gioca e lo mette su Facebook, che è uno strumento di massa, pensando che tutti possano capire il senso di quel gioco. Invece lui parla a quella cerchia ristretta di persone con cui parla sempre e non ha più idea di cosa avvenga nella propria comunità. E questo è avvenuto negli anni in cui ha fatto il sindaco, negli anni in cui è cominciata a montare una crisi di rapporti, perché io contestavo spesso in maniera benevola, ho provato in tutti i modi, in tutti i modi a convincerlo che fosse necessario un legame, che l'imprenditore che viene a chiederti di poter costruire un capannone nella zona industriale è colui che probabilmente avvierà un'attività produttiva che darà qualche posto di lavoro e che ti porterà qualche cittadino dietro la porta in meno, qualche disoccupato in meno. Cioè lui ha demonizzato tutto ciò che è necessario. Ripeto, queste sono le origini di una contrapposizione che poi ha avuto questo sbocco. Quindi cosa deve fare un sindaco? Deve ascoltare, deve studiare, deve essere presente, deve lavorare sotto e soprattutto non deve rimanere sulla poltrona del comune, deve andare a Bari, deve andare a Roma, deve essere quotidianamente impegnato a reperire risorse e a costruire relazioni che possano tornare utili per la propria comunità. Il sindaco ha il dovere di chiamare imprenditori, il sindaco ha il dovere di promuovere la propria città, il sindaco ha il dovere di lavorare 24 ore su 24 ore per la propria comunità, altrimenti non fa il sindaco, perché nessuno ti prescrive di fare il sindaco. Devi essere ben consapevole di cosa ti spetta e io, ecco perché insomma ho tergiversato molto, perché sapendo quanto sarà faticoso, ci ho pensato a lungo, ci ho pensato. Dopo tutte queste cose sere è una battuta, la posso fare? Ci mancherebbe altro. Ho incontrato, come si chiama, Nello. Lo conosciamo tutti Nello, no? Hai capito? Nello. Nello Usca Pagliare. Usca Pagliare, allora uno gli ha detto. Sì, lo conosco. Uno che un po' probabilmente non ti voterà, diceva. Nello mi ha sempre votato. Uno stava con un altro, dice, è fatto consigliere comunale, è fatto l'assessore comunale, è fatto consigliere provinciale, è fatto consigliere regionale, è fatto l'onorevole. Boh, vuole fare un sindaco, Nello sai come ha risposto? Puro! Bellissimo, no? E come no? È da battuta comunque. In realtà quello che può sembrare una battuta? No, quello che può apparire una un appropriarsi del, non so che il senso, quale fosse il senso della battuta. Nello, no, a questa battuta. In realtà io ritengo che uno che abbia fatto il consigliere comunale, l'assessore comunale, il consigliere provinciale, il consigliere regionale e il parlamentare abbia qualche alla città, caratteristica utile per fare il sindaco, perché conosce bene il funzionamento delle istituzioni, molto bene, perché poi insomma qualcuno mi ha sempre voluto ridicolizzare con questo fatto del perditempo nei bar e non si è accorto che io ho prodotto da parlamentare, firmato 3.000 atti di cui più di 200 prodotti da me come primo firmatario, quindi ho fatto anche il mio dovere quando sono stato nelle istituzioni, ho studiato sempre, quindi conosco perfettamente il funzionamento delle singole istituzioni e ho rapporti diffusi in tutti i ministeri, in tutti gli assessori della regione. Che potrebbero tornare, potranno, se una secondo volta detto, potrebbero. Secondo me, queste conoscenze, questa relazione di rapporti possono tornare anche utili alla nostra piccola ma splendida comunità. Anche sul fatto che abbia detto che Mesagna è bellissima, qualcuno ha voluto, ci ha avuto da ridire, che è meravigliosa, che è la più bella. La campagna elettorale. Ho capito, però, perdone, quando uno dice sei la più bella del mondo la mamma, lo fa con gli occhi del figlio. Se io dico che per me Mesagna è la città più bella d'Italia in assoluto, è perché la vedo così, che ci posso fare? Non è detto che occorra necessariamente avere questo pessimismo, questo malanimo. Io vedo i miei avversari che sono arrabbiati, sempre corrucciati, sempre violenti, sempre
Arcigni, sorridiamo, basta, basta polemiche, lo dico nel vostro interesse perché dobbiamo parlare di Mesagne. Pino, la prossima volta che tu inviterai qualcuno qui, devi farci parlare solo di Mesagne e magari devi farci anche confrontare per capire. Per io capire per il 23 avrei organizzato, poi ne parliamo. Senti, Mito, domenica scorsa si è votato al Parco Botti il centrodestra, ha fatto le primarie, no? 1600 e rotti partecipanti. Non ti preoccupa? No, no, intanto io che conosco bene i numeri, sono uno che insomma, l'unica cosa mi riconoscono questa abilità di interpretare i numeri e di prevedere qualche numero. I numeri sono stati quelli, i votanti. È una partecipazione molto molto bassa. Certo che tutti possono votare, poi, molto, no? Molto bassa. Questo sì. Molto bassa, perché quando le ha fatte il centro-sinistra primario hanno votato 4.800 persone, insomma, quindi tre volte tanto. Parlo delle ultime primarie di coalizione che si sono tenute nel centro-sinistra, quindi parliamo di un terzo, però insomma, ripeto, al di là di questo, so che è prevalso la candidatura di Mastro Donato, insomma, un avversario, una persona. Io ho parlato bene di tutti coloro con cui sto concorrendo in questa competizione elettorale. Come lo vedi, elettorale. Diciamo, quest'angolo dell'elettorato mesagnese? È una brava persona, insomma, sicuramente sono la persona, centrodestra attuale. Beh, vabbè, oggettivamente debole, aveva già solo due consiglieri comunali nella scorsa consigliatura, pare che sia rimasto solo un consigliere. Quindi non è che goda di ottima tanta salute, almeno salute in apparenza. Poi l'elettore potrà dimostrare che queste sono supposizioni sbagliate, quindi occorre sempre essere prudenti quando si parla di percezioni o di idee, insomma. E magari un confronto, ci dicono, sì, su internet, ma noi lo chiederemo il confronto a tutti e quattro, o cinque, cinque candidati, perché per il momento, sei, perché mai non sì, per il momento sono quattro, si aspetta ancora una risposta da parte del Movimento 5 Stelle. Senti, Guido, una volta eletto, se sarai eletto, quanti assessori cambierai durante le legislature? No, anche su questo tema io sono uno abbastanza rigido e ho detto a tutti coloro che mi hanno chiesto di fare il sindaco, io ho incontrato tutti, ho detto che nell'ultima legislatura ho detto guardate, badate bene, noi cominciamo con una squadra e con quella squadra dobbiamo arrivare alla fine, anche perché un assessore quando comincia a lavorare ha bisogno di qualche mese per capire come funziona, deve progettare, programmare cose che hanno una cadenza nel tempo, non possono essere rimossi in questo modo, insomma, come è stato fatto in passato. Tra l'altro li rimuoveva e li nominava il sindaco e lui ha detto che su indicazione tua di Gino Vizzino, no? Sì, ha detto questo rivendicando il fatto che non ha mai ceduto ai nostri gatti, cioè le contraddizioni sono susseguite in maniera clamorosa, per cui diciamo io ho certamente intenzione di partire ed arrivare con la stessa squadra, salvo imprevisti, salvo decisioni anche delle singole persone che a volte durante il percorso di 5 anni possono avere, diciamo, possono fare altro, possono partire, cioè possono fare scelte di altra natura. Senti, insomma, cioè, però tendenzialmente è così. Chi comincia deve arrivare alla fine, perché bisogna lavorare per 5 anni, bisogna farlo con cognizione di causa e bisogna farlo sapendo che si programma e si arriva a compiere le cose, a realizzarle le cose. E che i tuoi assessori, sempre se eletto, saranno tecnici, saranno politici, sarà mista la squadra, che intenzione questo, hai? Questo intanto diciamo è un argomento che riguarderà una fase successiva. Sì, vabbè, ma tu l'intenzione no? Saranno certamente, c'è cioè, l'unica certezza che io posso saranno oggi gli esprimere, eletti coloro che stanno scendendo in campo e stanno lavorando. L'unica certezza che posso oggi dare è che saranno persone competenti e che lavoreranno in maniera non esistono alternative, cioè devono essere persone capaci e che vogliono lavorare, perché amministrare una città, anche per gli assessori così come per il sindaco, non lo prescrive nessuno, lo si fa per passione, lo si fa per amore per la propria terra, lo si fa per amore per i propri figli, lo si fa per cercare di rimettere in sesto una situazione abbastanza difficile, perché questo è il contesto in cui stiamo operando, sperando anche di poter fare qualcosa
innovativo, di molto più importante rispetto all'ordinario. Per cui, persone competenti che abbiano voglia di lavorare, che siano oneste, equilibrate, capaci di mantenere anche un equilibrio nei rapporti sia politici e istituzionali, ma anche con i cittadini. Questi sono elementi essenziali per chi vorrà far parte della mia squadra qualora fossi eletto sindaco. Senti Tony, sottovoce, il voto disgiunto lo temi? Ma io credo che è un problema che non riesco neanche a pormi, perché mai la gente dovrebbe, perché mai la gente dovrebbe votare in maniera difforme rispetto alle indicazioni? Perché dovrebbe votare un sindaco in una condizione diversa? Queste cose sono accadute raramente, e sono accadute quando evidentemente alcune condizioni hanno commesso degli errori. Io insomma è una cosa che avviene veramente di rado, per cui non ritengo che questo fenomeno possa incidere nella prossima competizione elettorale. Come andrà a finire il 26 maggio? Ma io sono uno che non sa fare previsioni. L'oroscopo facciamo. Ho delle sensazioni, però non lo direi manco sotto tortura, perché sono anche leggermente scaramantico, per cui ho delle sensazioni, ma siamo in una fase in cui occorre seriamente parlare della idea di città. Io lo farò appena avremo finito il programma, che non sarà più il programma, non sarà il programma di Tony Mattarelli, sarà il programma di 140 persone che hanno parlato con tutta la città, e che io farò mio, perché sarò sempre presente in questi incontri, e che di cui voglio parlare poi appena avremo tempo e modo di farlo. Senti Tom, ma io non ho capito come farai a far rinascere questa città. Intanto anche la formula che noi abbiamo usato, no? Noi siamo liste civiche. Sì. Ci sono altri che usano queste, ormai quelle che sono formule. Queste delle liste civiche, siamo formule, già fuori, lo so, centro-sinistra, centro-sinistra, che poi spesso ci si autodefinisce, perché un bambino c'ha il pallone, allora devo fare, un bambino c'ha il pallone, dice questo è mio, magari giocavamo tutti insieme, dice no, adesso è mio, e quindi io sono il centro-sinistra, non è così, oppure io sono il centro-destra. Quindi riteniamo che nella nostra città, in questo determinato momento, in questo contesto, sia più utile mettere insieme energie di persone che abbiano a cuore questa città, che abbiano le idee chiare su quello che c'è da fare. Avremo una pietra miliare, che è il programma, e quindi è quello il momento massimo di condivisione che avremo, e alla base appunto devono esserci persone competenti, non formule magiche, no? Centro-sinistra, centro-destra, qua, là, insomma, tra l'altro autodefinitisi in questo modo, perché uno che dice sono il centro-sinistra, quando hanno voluto parlare con tantissime anime che appartengono al centro-sinistra, lo dico loro che sono il centro-sinistra, cioè, ripeto, oppure lo possono essere ufficialmente, poi arriva Emiliano, che è un uomo di centro-sinistra, e dice io voto per Mattarelli, quindi è una loro. Oi, senti a me, si potrà mai ricostruire la sinistra a Mesagne? Ma è una. Ma cosa significa sinistra? Graduata, Damiano Franco, che ne so io, Galeone, io cioè. Non questo, personalizzo cioè, io. No, ho capito, ma che significa? Perché se questi uomini ritengono di essere i detentori dei valori della sinistra, sono loro, cioè, rimangono loro quella sinistra, la sinistra con cui si autodefiniscono. Io ritengo che ognuno di noi, ognuno di coloro che stanno facendo questo percorso all'interno delle nostre civiche, abbiano una sensibilità, una storia che si portano dietro. Quindi la mia è chiarissima, la sanno tutti, l'ho già detto e ripetuto, io sono tra coloro che sono sempre stati dalla parte dei più deboli, di quelli che hanno più difficoltà, dei lavoratori, perché anche pare che anche graduata lo sia stato, ma pare che non abbia mai stretto una mano a un lavoratore, questa è la differenza forse, no? E lui si definisce di ipersinistra, eccetera, eccetera, ma pare che abbia sempre avuto una sorta di difficoltà a dare la mano al contadino, insomma, cioè questo è e allora è il PC dei contadini. Quindi vuol dire, e lui si definisce, io sto tra i cittadini, sto sempre, sto dappertutto, lo sanno tutti, è notorio, perché basta andare in giro per Mesagne per vedere il testo. Quindi i miei valori sono molto chiari, e io dico che quei valori non possono essere applicati con i dogmi, cioè Pompeo dice mai un imprenditore sul comune, no, come mai? La piccola e media impresa è
il migliore alleato di chi vuole dare sviluppo, di chi vuole aiutare i disoccupati, di chi vuole aiutare le persone che stanno più in difficoltà. Basta dogmi, queste finte ideologie, quelle che hanno permesso a un pezzo di ceto politico di vivere, proliferare grazie ai valori della solidarietà e del sostegno ai poveri senza mai averli visti, mai averli parlato. Insomma, cioè, c'è molta ipocrisia a volte nelle formule che si usano. Qua siamo donne e uomini di buona volontà che si sono seduti e che stanno realizzando qualcosa di veramente rivoluzionario, perché non è mai accaduto che tante persone si mettessero insieme per decidere il destino della città attraverso la scrittura del programma. Non è mai avvenuto e ti sfido a smentirmi, insomma, mai. No, mai, convincimi perché io ti debba votare. Beh, insomma, sono... Spiegami perché sono, ti devo votare. Sono abbastanza vecchio perché ho 20 anni di esperienza, ho molta esperienza e quindi sono abbastanza saggio, pur essendo il più giovane anagraficamente di tutti i competitor. Cioè i miei competitor sono tutti più anziani anagraficamente, ma l'esperienza accumulata in questi 20 anni credo che possa tornare utile alla nostra comunità, e io lo faccio con spirito di servizio e potrò farlo, l'ho detto e lo ribadisco, per 5 anni. Perché se voglio fare bene questo lavoro saranno 5 anni terribili di rinunce mie e della mia famiglia, e anche su questo tema mi hanno attaccato, cioè, hai parlato della tua famiglia, è terribile, no, è una dimensione mia, personale, intima, che però è oggetto di valutazione. Cioè, io non posso andare oltre perché devo lavorare sotto, dobbiamo tutti insieme costruire una classe dirigente che sia all'altezza, ma stiamo partendo da questo, perché quando si vedranno le liste, quando qualcuno leggerà le liste, capirà dell'operazione che siamo riusciti a fare, lo studente, l'operaio, l'ingegnere, il professionista, il dottore, il medico, ci abbiamo tutte le categorie rappresentate. Culture e storie diverse, tutte però persone molto per bene. Quindi questa ricchezza tornerà utile nella ricostruzione di una classe dirigente che possa permetterci di mettere Mesagna al sicuro, cioè di portarla al decoro, di mettere in sicuro le casse e di cominciare a pensare a qualcosa di molto ambizioso per far riemergere Mesagne come realtà più importante di questo territorio. Bene, grazie a Tony Madarrelli, e naturalmente auguriamo a te, come a tutti gli altri candidati sindaci, le migliori fortune per la città soprattutto. Grazie, a risentirci, buonasera.